Eccomi qua, io sono Manuel, quello che vedete alle mie spalle sia piano di sotto che piano di sopra è il mio pub, ovvero l'Even Pub, ed è un po' casa mia ormai da 6 anni. Ora in breve cercherò di spiegarvi perché sono qui e qual è il problema. Venite con me, intanto vi mostro casa mia, prego! Qui siamo all'ingresso, come potete vedere. La prima cosa che vi faccio notare è che è leggermente illuminato e vi assicuro che sto cercando di trattenere i costi. Perché vi dico questa cosa? Perché il problema per cui sono qui principalmente è proprio affrontare la discussione costi, perché oggi, come sapete, le bollette sono alle stelle e parliamo della corrente. A breve si parlerà del disastro con il gas. Come potete vedere, la prima cosa che vi faccio notare è che dal piano terra al solaio, perché dopo abbiamo una parte soppalcata, direi che ci sono diversi metri e quindi potete immaginarvi cosa voglia dire riscaldare un locale come questo. Bene, io cerco di non pensarci ad oggi, ma siamo a settembre, quindi a breve purtroppo dovrò fare i conti anche con quello. Possiamo continuare da questa parte perché questa è la parte piccola del locale. Come potete vedere, piano di sotto, piano di sopra, e ora vi mostro la terrazza. Eccomi qua, qui potete vedere una sala fumatori, in questo momento leggermente con a luci spente per vari motivi ovvi, anzi, e poi abbiamo questa immensa terrazza che da illuminare e da mantenere ha i suoi costi. Bellissimo, per carità, è veramente magica, ma come potrete capire ha dei costi che ad oggi è difficile sostenere. E qui entriamo nel discorso, nel vivo del discorso, il motivo per cui oggi io sono qui, tra virgolette, a denunciare il fatto che io mi chiedo com'è possibile che nel 2022, dopo che gli imprenditori abbiano superato una fortissima crisi data a causa del Covid, restrizioni, tutto quello che può esserci, e tra l'altro che non sono neanche del tutto svanite, cioè diciamo che l'ombra Covid ancora è presente, quindi premettendo che forse andrà tutto bene da qui in avanti, oggi siamo costretti ad affrontare l'emergenza delle utenze. Noi siamo costretti a lavorare mese per mese per mantenere il nostro lavoro. Cioè io, dopo 6 anni di attività, mi sento più incerto di quando ho aperto. Perché ho aperto pianificando diverse cose, cercando di calcolare i costi, i consumi, e oggi tutto questo va un po' a farsi friggere. E mi ritrovo completamente allo sbando. Cioè io ogni giorno che lavoro capisco se posso permettermi di stare ancora aperto, e non mi sembra giusto, perché al di là dei 6 anni di lavoro che sono stati fatti qui dentro nel mio locale, in casa mia, il problema più grande sono tutti gli sforzi fatti prima, perché dietro un imprenditore c'è una persona come tante, quindi qualcuno che ha inseguito poi un sogno, qualcuno che non è nato per forza necessariamente con i soldi e aveva qualcosa da investire. Io sono partito da zero, ho iniziato come portapizze, ok? E sembra ridicolo, ma sono riuscito a realizzare il mio piccolo sogno e vorrei crescere ancora. In realtà ho 33 anni e vorrei soltanto crescere in Italia, ma sembra che l'Italia non me lo permetta, un po' per colpa sua, un po' per colpa dell'altro, insomma c'è sempre una motivazione per tenerci alle strette. L'imprenditore in Italia è visto un po' come la persona brutta e cattiva. Io reputo l'imprenditore quella persona che ha avuto così tanta fiducia di investire nel suo paese da poter dare un lavoro agli altri che magari in quel momento non se lo potevano permettere, ovvero è un po' quello che si mette in gioco per una squadra. Io mi vedo così, io penso di mettermi in gioco per chi come me tempo fa non può permettersi di aprire qualcosa di suo o preferisce comunque lavorare per qualcuno. Comunque, tornando al discorso principale, io lo vedo impossibile il fatto di dover rimanere tutti i giorni a pensare, a calcolare quanto ti è costato stare aperto, cosa ti costa il personale, tutto. Cioè, non c'è un attimo di tranquillità. Sono 2 anni che stiamo veramente lottando non per guadagnare, ma soltanto per restare aperti. Cioè, al di là del mio lavoro, io ho una famiglia, anzi vorrei costruirmene una completa, perché la mia famiglia al momento
sono io, ma ho le mie spese e penso che come essere umano, al di là che sono un imprenditore, abbia il diritto, dato che ho investito nel mio paese, di vivere tranquillamente e non di essere più precario di qualsiasi altro lavoratore. Cioè, tutto è dovuto, bisogna fare quello, bisogna contrastare quello, bisogna pagare le tasse, bisogna pagare tutto, ma quando siamo in ginocchio, cioè ricordiamoci che se le aziende entrano in ginocchio non c'è più lavoro, non c'è più niente per nessuno, cioè siamo un po' il motore dell'Italia. Allora cosa facciamo? Teniamo solo mega grandi aziende, solo loro si possono permettere di stare aperte, che poi sono le prime che probabilmente, giustamente, sotto certi punti di vista, tengono il loro impero economico al di fuori dell'Italia. Oh, non lo so, noi siamo piccolini, forse valiamo poco, ma nessuno è nato grande, quindi da qualcosa bisogna partire e tra 10 anni probabilmente pagheremo le spese di quello che sta accadendo oggi. Allora, se nessuno interviene oggi, il nostro futuro qual è? Il futuro dei ragazzi che oggi finiscono gli studi e cercheranno un lavoro, il futuro di quello che è tutto ciò che rappresenta l'Italia anche all'estero, d'accordo? Dov'è? Allora, se gli italiani continuano ad andare all'estero perché non credono più nel loro paese, se gli imprenditori iniziano a tirar fuori soldi soltanto all'estero, non investono più in Italia, dove andiamo a finire? Allora, sono arrabbiato? No, non posso essere arrabbiato, sono estremamente deluso perché sembra che ce ne stiamo accorgendo solo noi e siamo qui in balia del nulla, continuiamo a lottare ogni santo giorno solo per mangiare. È possibile? Dopo tanti sacrifici è possibile solo lottare per mangiare? Mi sembra assurdo, neanche riprendersi quello che uno ha speso, neanche avere la soddisfazione, semplicemente per poter mangiare. Quindi sì, tanta delusione e tanta preoccupazione, rammarico un pochettino. Io spero veramente che qualcuno, chiunque esso sia, che venga votato prossimamente, insomma, l'Italia è un bene comune, non appartiene a chi viene eletto, non appartiene a chi dice di rappresentarci, appartiene a tutti quanti, quindi bisogna che tutti, sia votati o non votati, sia chi va contro gli altri, faccia di tutto quel che è suo possesso fare, possibile fare, per poterci far lavorare, per poterci riprendere, per, insomma, dateci una mano veramente, perché quelli come me che hanno voglia di investire, hanno voglia di fare e non vogliono assolutamente mollare, tra poco, a breve, saranno costretti a farlo, perché io oggi rischio quasi di cavarmi il pane per poter restare aperto e a un certo punto inizi seriamente a pensare di aver sbagliato qualcosa. Quindi spero che qualcuno intervenga, soprattutto chi ne ha le armi, perché io penso che quelli come me ce la stiamo veramente mettendo tutta e forse anche qualcosa di più. Negli ultimi 2 anni ci siamo soltanto visti indebitati, cioè chi ha fatto finanziamenti per restare aperto durante il Covid, capito? Ora sono partiti finanziamenti nella presunzione che poi non ci sarebbero stati altri problemi, cioè si ripartiva, uno pagava i debiti perché a noi non ci ha regalato assolutamente niente, ok? Non c'è arrivato nulla di gratis, 600 euro una tantum, ragazzi, è ridicolo, ci sono quasi 3.000 euro di affitto ogni mese, 600 euro non ci pagavo manco l'affitto di casa, figuriamoci mangiare, restare aperte, le utenze che comunque c'erano anche da chiusi, le utenze minime ma c'erano, e oggi che dovremmo ripartire ci troviamo i finanziamenti che sono partiti e le utenze allo sbaraglio, ed è solo l'inizio, il problema è solo l'inizio, quindi intervenite immediatamente per noi, per chi lavora con noi e soprattutto per chi ha intenzione di investire, perché il re di un paese distrutto non è nessuno e qui sta rimanendo veramente poca roba. Ragazzi, per favore fate qualcosa, lo dico per tutti, non lo dico per me, io ce l'ho messa tutta, sono arrivato dove volevo arrivare, no, voglio crescere ancora, ma non è semplice, fate qualcosa per aiutarci. Grazie ragazzi.